Passiamo quindi allo stato di attuazione della programmazione europea 2021-2027 relativa all'anno 2023. Interrogante sempre il consigliere Fora, che infatti è rimasto in piedi. Prego, a lei la parola. Sì, no, sembra un fuoco incrociato, ma non lo era, non era previsto. Allora, in questa interrogazione io mi riservo di prendere uno spazio leggermente superiore per la risposta, perché la domanda è molto semplice, per cui sarà molto breve. La domanda, assessore, è legata allo stato d'attuazione della programmazione europea del prossimo settennio, quella che inizia nell'anno in corso, e in particolare alla piena e completa programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il cofinanziamento che anche in quest'Aula abbiamo deliberato nell'ambito del documento di programmazione pluriennale, sapendo con la consapevolezza che il cofinanziamento pieno della programmazione europea è essenziale per poter portare, condurre, realizzare tutte le attività previste dalla nuova programmazione, peraltro dopo un grande sforzo di cui vi è riconosciuto il merito di aver mantenuto, in alcuni casi ampliato, i plafond legati ad alcune misure. Ecco, credo che non serva ripetere quanto la piena attuazione completa della programmazione europea sia fondamentale per esercitare le attività, le priorità e le azioni legate al sostegno nell'ambito economico, sociale e agroalimentare della nostra regione, per cui l'interrogazione chiede qual è il livello di attuazione in questo momento della programmazione relativamente all'anno 2013, quali sono gli importi del cofinanziamento ad oggi impegnati o previsti per l'anno in corso nell'ambito del bilancio d'assestamento che andremo ad approvare nei prossimi mesi, quali sono i motivi dei ritardi, perché ci risultano essere diversi ritardi legati all'emanazione dei bandi relativamente alla programmazione dell'anno in corso. Non vorrei che, ma questo, come dire, è un pensar male, per cui lo rimetto alla sua attenzione, che il ritardo sia legato alla mancanza delle quote di cofinanziamento previste dalla programmazione europea, che evidentemente in questo anno potrebbero non essere garantite, e dovendo analizzare i motivi per cui eventualmente mancano le quote di cofinanziamento garantite dal bilancio previsionale, si potrebbe pensare che siano serviti o stiano servendo per coprire eventuali altri fabbisogni, e penso anche al fabbisogno legato al famoso, così chiamato volgarmente, buco in sanità. Però queste, come dire, sono ad oggi illazioni. La cosa importante è capire i numeri concreti attraverso i quali in questa annualità la programmazione europea nella nostra regione si muoverà nell'ambito delle quote di cofinanziamento previste. Grazie. Grazie consigliere Fora, prego assessore Agabiti. Rispondere puntualmente alle domande poste dall'interrogante, vorrei ricordare che a seguito del negoziato con la Commissione europea e il Governo nazionale, la Commissione ha adottato in data 23/11/2022 il programma regionale FESR e FSE 2000 e in data 28/11, quindi a 5 giorni di distanza, il programma FESR per la programmazione 21-27 relativo al piano finanziario della Regione Umbria. I tempi di approvazione dei programmi europei per la nostra regione sono in linea con quelli intervenuti per le altre regioni italiane. L'amministrazione regionale, al fine di dare tempestiva attuazione ai programmi comunitari, ha istituito il Comitato di Sorveglianza Unico FESR e FSE, che ha già avuto modo di riunirsi sia in data 16 dicembre 22 e 9 marzo 23 per approvare i criteri di selezione delle operazioni come previsto dai regolamenti comunitari vigenti. Sulla scorta di tali criteri, le strutture competenti hanno predisposto tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici all'attuazione dei programmi europei, e a partire dalle modalità di attivazione degli interventi, del FESR e delle linee guida per l'attuazione delle operazioni per l'FSE, come previsto dai regolamenti europei. Entro il 30 giugno 2023, in obiettivo specifico e anche in ossequio alla normativa comunitaria, saranno approvati i sistemi di gestione e controllo, vista la necessità di dare pronta attuazione ai due programmi europei. La Giunta ha già emanato alcuni provvedimenti attuativi sia per il FESR che per l'FSE. Ne vorrei ricordare qualcuno: sono stati già
pubblicati, avviati, sono in fase, diciamo così, di definizione e di istruttoria, il bando Solar Attack, 18 milioni, bando per le imprese culturali, 2 milioni, bando per l'internazionalizzazione delle imprese, 1 milione, questo per quanto riguarda il FESR. Per quanto riguarda l'FSE, abbiamo già avviato il voucher sport, poi l'altro bonus maternità, borse di studio per un totale di 6 milioni e avviso accesso ai minori disabili per i centri estivi, valore 1 milione. Quindi il Dipartimento, tra l'altro, delle politiche di coesione ha recentemente avviato un percorso di attuazione dell'articolo 23,1 ter del decreto legge 152/2021 che prevede la possibilità di coprire una quota di cofinanziamento locale con risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione. Nonostante la complessità, la difficoltà di intercettare, quindi di poter trovare risorse nel bilancio, nei bilanci delle varie regioni, la Regione Umbria ha già destinato al cofinanziamento dei programmi comunitari nell'anno 2023 30 milioni di euro, interamente ed esclusivamente destinati all'attuazione della programmazione europea e non all'eventuale copertura di altri capitoli di spesa o comunque di altre destinazioni, come sottolineato da lei, consigliere Fora. Grazie assessore, prego consigliere Fora. Grazie, ma grazie della risposta assessore, mi aspettavo qualche numero in più e magari mi riserverò poi di confrontarmi con lei in relazione ai numeri sia di questa annualità che delle prossime, ma con un approccio assolutamente costruttivo e volto a fare chiarezza, a dare trasparenza e a sostenere il percorso legato alla programmazione dei fondi europei. Faccio io una sintesi per mia memoria delle risorse complessive. La dotazione Umbra legata alla programmazione europea nel settennio è pari a oltre 800 milioni di euro e per attivarli tutti la Commissione europea prevede un cofinanziamento del 18%, quindi per poter attivare tutta la leva della programmazione europea servono nel settennio a spanne circa 150 milioni di euro di cofinanziamento. Ad oggi noi abbiamo investito, lei riporta 27 milioni di euro circa di imputazioni totale FESR FSE rispetto a una media annuale che dovrebbe essere di 116, se la matematica non ha opinione, visto che 800 sono nel settennio, ogni anno dovremmo riuscire ad impegnare 116 milioni di euro. Ad oggi ne abbiamo impegnati 27. Mi pare evidente che ci sia un problema. Lei ha citato il fondo, l'FNC, che dovrebbe essere uno strumento attraverso il quale coprire una quota di cofinanziamento non prevista e non disponibile dalle risorse regionali. Da quello che io ho ricostruito, senza FNC e senza il cofinanziamento eventuale dei comuni noi non riusciamo a raggiungere i target fissati, ma sia l'FNC che i comuni non è una dotazione certa e stabile nel corso delle annualità. Per cui la ricostruzione io faccio è sicuramente disponibile a essere messa in discussione, però se noi oggi riusciamo ad imputare al massimo 30 milioni di cofinanziamento, 30 per 7 fa 210 rispetto al totale del cofinanziamento che permetterà leva tutto l'ammontante della programmazione europea è quasi il doppio. Detto ciò, io sono assolutamente fiducioso che si riescano a portare a termine i programmi e gli obiettivi previsti. Mi tempo, chiedo, consigliere. Assessore, sì, l'ho recuperato, ho detto che lo recuperavo dalla premessa. Mi chiedo e soprattutto assessore le chiedo il dettaglio delle imputazioni previste nei vari assi, perché questo credo sia importante, le priorità scelte nel cofinanziamento, su quali misure verranno destinate. Nell'FSE lei oggi ci parla di 7 milioni di imputazioni rispetto a un totale che oggi l'FSE prevede di 290 sul settennio
e quindi ovviamente su base annuale l'FSE è molto più di 7 milioni che abbiamo imputato ad oggi. Credo che dentro l'FSE vadano fatte molte cose prioritarie che attengono ad alcune necessità impellenti di questa regione, penso al sostegno e alla riforma della legge sulla non autosufficienza relativamente all'assistenza domiciliare, penso al sostegno del dopo di noi, penso agli interventi rivolti ai detenuti, penso a tutta l'area dell'innovazione sociale. E oggettivamente aver oggi imputato le risorse per il bonus bebè, per quanto misura fondamentale, non mi pare essere, come dire, una delle priorità o comunque la priorità sufficiente attraverso la quale poter dire che abbiamo costruito un intervento sull'innovazione sociale in maniera così totale e completa rispetto ai bisogni in corso della nostra comunità. Per cui io auspico che la programmazione europea, come non ho dubbi che verrà fatto, venga presidiata a dovere. Auspico che nell'assestamento troveremo conferma della copertura complessiva del cofinanziamento che richiede e che permette di mettere a leva tutta la programmazione europea. Auspico di trovare dentro le misure della programmazione, comprese le filiere dell'agroalimentare, nonché le altre filiere legate allo sviluppo economico, la possibilità di avere conferma che tutta la programmazione in corso verrà attuata, perché credo che non giovi ricordare la priorità rispetto alla quale l'impegno di queste risorse sarà, direi, vitale per governare lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Grazie. Grazie consigliere, riprendiamo l'ordine. Oggetto numero 2, atto 1780, interroga la consigliera Puletti, risponde il vicepresidente Morroni. Prego. Grazie presidente. E dopo aver parlato in quest'Aula in più di un'occasione dell'emergenza, di alcune emergenze che riguardano gli agricoltori, come ad esempio i piccioni, i cinghiali, oggi affrontiamo un altro argomento di estrema attualità che riguarda appunto il lupo, e intendo chiedere all'assessore se è stato fatto il censimento degli esemplari della specie di lupo in Umbria ed eventualmente quali misure sono state attuate per contenere gli attacchi al bestiame allevato dalle aziende zootecniche regionali. Lo studio condotto dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura ha permesso di contare in Italia nel 2021 circa 3.300 esemplari di lupo, una specie che tutti noi sappiamo benissimo essere protetta a livello internazionale da due convenzioni, che sono quella di Berna, siglata nel 79, e quella di Washington nel 73. In ambito comunitario la direttiva 9243 della CEE, più comunemente conosciuta come direttiva Habitat, ricomprende proprio la specie lupo tra quelle specie cui prioritariamente prestare attenzione allo stato di mantenimento e di conservazione dell'ambiente in vita. Gli Stati membri, pertanto, sono stati chiamati ad un regime di rigorosa tutela nella salvaguardia di questa specie, che secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello stesso provvedimento può essere comunque derogato nel momento in cui non vi sono altre soluzioni. La stessa direttiva Habitat attribuisce, affida alle regioni e alle province autonome il compito di monitorare le catture e le uccisioni accidentali della specie di lupo, comunicandole chiaramente attraverso un rapporto da inviare al Ministero dell'Ambiente. I commi 447 e 449 della legge di bilancio del 2023 si è andati ancor più a responsabilizzare le regioni italiane, chiamate proprio a risposte rapide da contenersi nei piani di controllo numerico mediante abbattimenti e cattura di quella specie fortemente invasive che stanno imperversando nei centri urbani, come appunto i cinghiali o nelle campagne italiane e umbre, come appunto i lupi, dove vengono segnalati sempre con maggior frequenza. Gli stessi allevatori, specialmente gli ovini e capine, segnalano perdite di capi consistenti tra i loro greggi, vittime continuamente di attacchi portati nella notte da branchi di lupi, senza alcun timore uccidono pecore ed agnelli. Considerato, assessore, che gli indennizi agli allevatori colpiti da questi eventi risultano essere irrisori rispetto alla reale perdita che queste imprese subiscono sia nell'immediato che chiaramente nel proseguo della loro attività, attraverso queste interrogazioni sottoscritte anche da colleghi Mancini e Castellari, intendo chiedere se ci sono delle misure
che si intendono mettere in campo sia per censire la popolazione del lupo in Umbria sia per prevenire e contrastarne l'azione predatoria. Grazie. Sì, grazie. Presidente, consigliera Puletti, a partire dai primi anni 2000 la problematica del conflitto tra la presenza del lupo e le attività antropiche è stata indagata dalle istituzioni competenti, quindi Regione Umbria, Provincia di Perugia e Terni, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. Attraverso le ordinarie attività di competenza, istruttori per l'indennizzo dei danni alla zootecnia, raccolta segnalazioni di presenza, indagini genetiche e medico-legali sulle carcasse rinvenute, corsi per veterinari accertatori, corsi di aggiornamento per il personale dei carabinieri forestali, partecipazione e organizzazione di convegni sul tema. Con l'esigenza di uniformare a livello nazionale le metodologie di raccolta dei dati di presenza e colmare le lacune di rilevamento, è stato avviato nell'ottobre del 2020 il primo piano di monitoraggio nazionale per la presenza del lupo, coordinato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, l'ISPRA, per conto del Ministero per la Transizione Ecologica, con la collaborazione di Federparchi. I risultati sono stati recentemente pubblicati da ISPRA, in concomitanza con l'altro documento dedicato alla stima dell'impatto del lupo sulle attività zootecniche in Italia. A partire dal giugno del 2022, nell'ambito di una delle azioni preparatorie del progetto Life Imagine Umbria, di cui la Regione è soggetto capofila e beneficiario, è stato avviato un monitoraggio della specie sul territorio regionale. Combinando le informazioni raccolte derivanti da diversi approcci di studio, sarà possibile delineare un quadro sulla consistenza del predatore sul territorio, definendo inoltre il grado di ibridazione della popolazione selvatica con il cane. Tali informazioni andranno ad aggiungersi a quelle già disponibili sull'areale regionale. Nel recente scenario di espansione numerica e geografica del lupo in Italia, monitorare le aree di recente occupazione risulta importante per creare le basi per una gestione del conflitto con le attività antropiche. La Regione Umbria, sempre nell'ambito di attuazione del progetto Life Imagine, si è più volte resa disponibile a collaborare con amministrazioni comunali e allevatori che hanno segnalato potenziali conflitti derivanti dalla presenza della specie. Per quanto attiene alla normativa vigente, il lupo è una specie rigorosamente protetta dalla normativa internazionale, la richiamava lei stessa, la direttiva Habitat, la Convenzione di Berna, e anche dal quadro normativo nazionale, la legge 157 del 92 e il DPR 357 del 97. Nonostante la possibilità di deroga al prelievo del lupo sia prevista dalla normativa comunitaria così come da quella nazionale, il nuovo piano d'azione nazionale del lupo, il precedente scaduto nel 2007, è ancora in fase di discussione in sede di conferenza Stato-Regioni. In assenza del piano nazionale la Regione non può procedere con interventi di controllo. L'indennizzo del danno subito dagli agricoltori si configura di fatto come ricostituzione del potenziale produttivo aziendale. Tale approccio trova riscontro nella comunicazione 2022-01 della Commissione europea sugli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 21 dicembre 2022. In particolare, il sostegno all'azienda deve perseguire l'obiettivo di ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato, fra l'altro da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti animali fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi. Analizzando l'andamento dei danni alla zootecnia relativi all'intero territorio regionale nel periodo 2003-2022, sulla base degli eventi denunciati, emerge un evidente picco delle denunce pari a 401 e del danno accertato pari a, pari a 351.773 euro nel 2014 rispetto all'andamento medio dei valori nell'intero periodo di riferimento che si attesta sui 176 denunce per un danno accertato di 167.485.
Nell'ultimo quinquennio le medie annue del numero delle denunce e dell'importo del danno accertato si sono attestati su valori rispettivamente pari a 113 e 157.475 euro, con dati nuovamente in crescita nel 2022. Negli anni le istituzioni regionali competenti sono state coinvolte nella partecipazione a un progetto finanziato dalla Comunità Europea, Life Natura Coex, per la coesistenza tra grandi carnivori europei ed attività umane. Il progetto, il cui beneficiario era l'Istituto di Ecologia Applicata di Roma, vedeva partner spagnoli, francesi, croati e per l'Italia la provincia di Perugia, la provincia di Terni e diversi parchi nazionali. Nell'ambito del progetto sono stati consegnati 66 kit per la protezione degli ovini, 12 per i bovini e 36 cani da guardiania provenienti prevalentemente dall'Abruzzo. Nell'ambito del PSR per l'Umbria 2014-2022 è stato inoltre attivato più volte l'intervento 4.4.1 che recita investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità, che tra le altre cose prevedeva il finanziamento di interventi finalizzati alla mitigazione di impatti e conflitti a carico di specie animali e vegetali concernenti l'acquisto e l'installazione di sistemi di protezione e prevenzione dei danni da fauna selvatica, con intensità di aiuto pari al 100%, quindi copertura integrale del costo. A valere sul primo bando, pubblicato nel BUR numero 48 del 25 settembre 2019, sono state presentate 126 domande ed è stato ammesso al finanziamento un importo complessivo pari a 8.394.690,43 euro. Sul secondo e ultimo bando, pubblicato nel BUR numero 14 del 23 marzo 2022, sono state presentate 38 domande ed è stato ammesso al finanziamento un importo complessivo pari a 3.589.022,17 euro. Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che la Regione Umbria stia mostrando la necessaria e doverosa attenzione alla gestione del lupo, sia per quanto attiene all'attività di monitoraggio che per la prevenzione e l'indennizzo dei danni secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'assessorato naturalmente segue con estrema attenzione i lavori attualmente in corso, come già detto, in sede di conferenza Stato-Regioni per la redazione del nuovo piano di conservazione e gestione del lupo, in assenza del quale, torno a sottolineare, la Regione non può procedere con interventi di controllo. Grazie. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per questa risposta dettagliata su quello che è ad oggi un'ennesima emergenza sul fronte dell'agricoltura. Apprendo il buon lavoro messo in campo per far fronte a questa problematica, capisco sicuramente l'esigenza di attendere un piano, per cui altrimenti la Regione non può ovviamente porre misure di controllo ulteriori. Le ricordo però che magari anche in sede di conferenza Stato-Regione, come ad esempio ha fatto la Toscana, una linea di indirizzo è stata presa, tant'è che la stessa Toscana ha rivendicato, anche in base alla direttiva Habitat, per cui appunto le regioni hanno il diritto e il dovere di controllare la fauna dannosa come l'orso e come il lupo, ha rivendicato una certa autonomia. Quindi sempre giusto mettere, diciamo così, a terra le normative da un punto di vista tecnico, allo stesso tempo la volontà politica, magari se fosse possibile, qualora chiaramente fosse condivisa, esporla sarebbe ancora più collaborativo per quanto riguarda anche il settore dell'agricoltura, anche perché le ricordo che non è tanto in questo caso la Lega che fa fronte ad un'ennesima emergenza, come dicevo prima, di piccioni o di cinghiali, in questo caso anche di lupo, ma ci sono le associazioni di categoria che sono insorte sotto questo punto di vista, con la CIA, che vado a leggere testualmente,
descrive la situazione allarmante per l'agricoltura, una situazione fuori controllo richiede la necessità di agire immediatamente, così come quel Diretti, facendo riferimento ad una situazione che è avvenuta ad Umberti della CIA su Valfabbrica, definisce appunto la situazione difficile da gestire, difficile fare impresa, non si possono lasciare morire gli animali e penalizzare le aziende. Alle associazioni di categoria si sono aggiunti anche diversi allevatori di Spoleto, della Valnerina, dello stesso Assisano, che hanno rilasciato dichiarazioni di importanti online regionali. Quindi, Assessore, l'auspicio è quello di continuare sicuramente nelle linee guida che lei ci ha precedentemente illustrato. Ci sono regioni che appunto hanno definito anche una linea politica, la stessa Lombardia che ha cominciato un monitoraggio particolarmente serrato, ma allo stesso tempo ha partecipato nell'ambito della conferenza Stato-Regione alla condivisione del piano nazionale per la conservazione del lupo, oltre a mettere in campo, ma su questo lei lo ha ricordato bene, la Lombardia, dicevo, anche delle misure importanti dando risposta con oltre 59 domande e quasi 250.000 euro per quanto riguarda le strumentazioni, quindi le recinzioni. Da questo punto di vista diciamo che la Regione Umbria sta dando proprio le proprie risposte. Chiudo, Assessore, invitandola ad un occhio di riguardo per quelle che sono invece le spese di smantellamento delle carcasse, a cui oggi il risarcimento previsto è sicuramente inferiore rispetto allo smantellamento. Grazie.